Grazie, bentornati nel mio canale. Questa sera recensione di un altro albo del Grande Diabolik, ovvero il 2 del 2015, ovvero il penultimo numero del Grande Diabolik attualmente uscito in edicola. Copertina ad opera di, vediamo la copertina, è sempre di Emanuele Barison, ottimo, ottimo disegnatore che io adoro, che ha un tocco molto, come dire, un po' fumettistico, no, perché è un fumetto. È un tocco molto cartoon, diciamo, ma allo stesso tempo anche molto realistico. Guardate il volto di Diabolik qui. E copertina abbastanza spoilerosa, perché ci presenta questo poliziotto protagonista di questa storia con dietro Diabolik, perché questa storia sarà incentrata praticamente su loro due. Infatti è l'uomo che non conosceva Diabolik, che è questo poliziotto russo, sembra, o comunque dell'est, che viene a Clerville. Allora, soggetto a sceneggiatura, anzi qui è meglio dire soggetto di Mario Gomboli e Tito Faraci, sceneggiatura di Tito Faraci e disegni di Emanuele Barison. Quindi un'altra volta i disegni di Emanuele Barison, che io venero come un dio, come vi ho già detto. Allora, di cosa parla questa storia? Questa storia non parla, diciamo, di cose intime di Diabolik, non parla di fatti legati alla sua persona, o comunque non sviscera cose particolari di lui, almeno io questa cosa non ce l'ho vista, ma parla di una cosa strana. Cosa succederebbe se a Clerville arrivasse una persona che non sa chi è Diabolik? E questo è ciò di cui parla questo albo. Praticamente viene un ispettore russo in visita a Clerville, praticamente viene a portare un gioiello che deve essere mostrato praticamente ad una mostra in un museo a Clerville. Praticamente lui viene a dare manforte a controllare il suo stesso gioiello, perché i russi non si fidano praticamente, e allora lui vuole essere sicuro. Lui non sa di Diabolik, naturalmente Diabolik punta a rubare il gioiello che questo signore ha portato dalla Russia. E praticamente l'ispettore Ginko tenterà, come sempre, di tutelare il tesoro venuto da questo signore apportato dalla Russia, e quindi avremo questi due poliziotti che tenteranno di salvare il tesoro, Diabolik che lo vuole rubare. Sembra una banale trama della serie regolare, quindi il solito furto normale, noioso di Diabolik. Invece a un certo punto ci sarà un colpo di scena, perché in realtà quello che Diabolik ruberà è un falso, e quindi si verrà a scoprire che persone che pensavamo essere avere certi ruoli non ce l'hanno. Verrà su tutto quanto un intrigo, tutto quanto un gioco politico, tutto quanto una truffa fatta a Diabolik stessa e anche a Ginko. Quindi sia Diabolik che Ginko verranno truffati, da chi non vi dico, perché vi consiglio di leggerla alla grande questa storia. E una storia veramente bella, veramente particolare, a parte con una trama che sembra abbastanza lineare, invece poi si trasforma in una cosa molto particolare e molto bella, quindi ve lo consiglio vivamente. I disegni sono di Emanuele Barison, che soltanto per questi occhi che ha disegnato in questa vignetta qua si merita il miglior premio di disegnatore. E Emanuele Barison, grandissimo, che ha un tratto che io adoro, che disegna in maniera impeccabile, guardate anche l'aereo. Quindi un disegnatore fantastico, eccolo qui, questo è il famoso ispettore russo che viene giù. Ecco, quindi non vi voglio spoilerare tanto sulla trama di questo albo, perché vi consiglio veramente di leggerlo, ha dei disegni fantastici, una storia bellissima, non rileva nulla del passato di Diabolik, ma ve la consiglio alla grande. Se anche voi l'avete letta, fatemi sapere cosa ne pensate. Se a voi piace la collana Grandi Diaboliche e avete delle richieste, ditemele, ditemi quali sono i vostri albi preferiti, e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!